quanto è vecchia la Terra? Si può dire che il tempo c'era anche prima che la Terra esistesse? È sempre esistito il tempo. Non molto tempo fa, il vescovo Usher, un ecclesiastico inglese, pensava di aver stabilito sulla base dei dati biblici che la Terra ha un'età di circa 6.000 anni. Noi però, studiando la Terra sulla base delle conoscenze che abbiamo acquisite da allora, possiamo dire facilmente che è molto più vecchia. Non è difficile immaginare, per esempio, che ci è voluto moltissimo tempo perché il fiume Colorado si scavasse nella Terra una strada profonda un miglio. E qui, in cima ad una montagna, troviamo nella roccia il fossile di un antico essere marino. Quanti anni ci ha messo la Terra a cambiare a tal punto che un fondale marino è diventato la cima di una montagna? Quanti anni? Migliaia? Milioni? Miliardi? Per poter rispondere è necessario misurare gli intervalli, i lunghissimi intervalli di tempo durante i quali è avvenuto tutto questo. Quando si vuol misurare dei tempi, di solito si pensa all'orologio. Un orologio è un meccanismo che fa scatti con una frequenza nota. Nei comuni orologi come questi, l'intervallo di tempo tra gli scatti per un dato orologio è sempre lo stesso. Quando usiamo un orologio, confrontiamo l'intervallo di tempo che vogliamo misurare col numero di scatti che ha fatto l'orologio. In questo film studieremo orologi adatti a misurare lunghi intervalli di tempo. Alcuni fanno scatti regolari, altri, un po' strani, scattano irregolarmente. Noi usiamo un orologio che scatta lento e regolare per misurare l'età di un uomo, per esempio. L'orologio che usiamo è il movimento della Terra intorno al Sole. Ogni volta che compie una rivoluzione, noi contiamo uno e lo scatto lo chiamiamo un anno. Ma questo orologio non registra il numero di scatti che ha fatto. Deve pensarci l'uomo a registrarli e contarne il numero. In altre parole, la registrazione scritta, scritta su carta o scolpita sulla pietra, è una parte essenziale dell'orologio. Annotando gli scatti annuali del movimento della Terra attorno al Sole, noi riusciamo a misurare intervalli di tempo di centinaia e migliaia di anni trascorsi fino ad oggi. Per esempio, sappiamo che la Terra ha girato intorno al Sole circa 6.000 volte da quando il primo faraone governava in Egitto. Ma più indietro non si va. Prima la gente non teneva il conto degli anni. Come facciamo a misurare intervalli di tempo lunghi più di 6.000 anni se nessuno guardava l'orologio? Per poter misurare intervalli più lunghi della storia dell'umanità, ci vuole un orologio che tenga il conto dei suoi scatti. Ecco un orologio che registra gli scatti. Ogni anello nella sezione di un tronco d'albero indica un anno di crescita. Questo orologio conta gli anni e tiene registrato il conteggio che ha fatto. Ma sebbene quest'albero sia una delle più vecchie cose viventi, tutta la sua vita non dura più di circa 3.000 anni. Volendo misurare intervalli di tempo più lunghi, abbiamo bisogno di un orologio che funzioni per periodi di tempo più lunghi, ma che conti i suoi scatti, come l'albero. Ecco qualcosa che rassomiglia alla sezione di un tronco d'albero. Durante un lungo periodo di tempo, strati successivi di materia si sono depositati uno sopra l'altro. È questo un orologio che possiamo leggere? C'è qualcosa che possiamo misurare? Si formava un nuovo strato ogni anno? No. Ci sono tuttavia delle cose che si possono misurare. Un centinaio d'anni fa, il grande geologo Sir Charles Lyell, misurando il tempo tramite gli strati sedimentari, valutò l'intervallo di tempo dall'era dei rettili ad oggi in 250 milioni di anni. Riconobbe che la sua stima era grossolana, ma almeno aveva fatto una misura di un tempo lungo che era basata su di una osservazione scientifica. L'osservazione scientifica ha portato alla scoperta di un altro tipo di orologio,
che funziona dentro la Terra. Ebbene, questo orologio è forse il più notevole di tutti. Esso scatta irregolarmente, ma in media, su grandi intervalli di tempo, funziona con grande precisione. Inoltre, esso conta gli scatti che ha fatto e li registra in modo tale che possiamo contarli. Questo orologio ci permette di misurare intervalli di tempo lunghi quanto la vita della Terra. L'orologio è la radioattività. Questo materiale è TechBlend, che è un ossido naturale di uranio. L'uranio è uno degli elementi radioattivi che si trovano nelle rocce e nei minerali. Posso mostrarvi che è radioattivo mettendolo in questo contatore. Come molti elementi, l'uranio consiste di una miscela di isotopi. Gli isotopi sono atomi che hanno proprietà chimiche essenzialmente uguali, ma masse diverse. L'isotopo di uranio più abbondante ha una massa poco inferiore a 238 volte quella dell'idrogeno. E noi usiamo questo simbolo per dire che stiamo parlando di questo particolare isotopo dell'uranio. Circa il 99,3% dell'uranio naturale è costituito da questo isotopo. Un altro isotopo dell'uranio è l'uranio-235. Nell'uranio naturale c'è circa lo 0,7% di questo isotopo. Entrambi questi isotopi dell'uranio sono instabili, cioè sono radioattivi. Spesso un atomo di uranio-238 si trasforma nell'atomo di un altro elemento radioattivo. Il nuovo atomo si trasforma nell'atomo di un terzo elemento radioattivo, che a sua volta si trasforma in un altro e così via. Una tale sequenza di atomi si chiama catena radioattiva. Non tutti gli atomi radioattivi fanno parte di questa catena, ma è stato provato che l'uranio-238 è il primo atomo di una catena radioattiva, che finisce col prodotto stabile piombo-206. È stato accertato anche che l'uranio-235 è il primo atomo di un'altra catena radioattiva, che finisce con l'atomo stabile piombo-207, un altro isotopo del piombo. La percentuale media di uranio-238 che decade in piombo-206 è rigorosamente costante. Non importa come l'uranio-238 sia combinato chimicamente, non importa se viene sciolto da un acido o sottoposto ad alte temperature o a enormi pressioni. L'uranio-238 decade sempre con lo stesso immutabile ritmo. Questo ovviamente è altrettanto vero per l'uranio-235. Abbiamo quindi potenzialmente due eccellenti orologi per misurare lunghi intervalli di tempo. Orologi che battono irregolarmente ma che in media, su un grande numero di scatti, sono estremamente precisi. Non sentono le variazioni di temperatura e di pressione e in condizioni opportune registrano i loro scatti. Li registrano col numero di atomi di piombo prodotti. Supponiamo che questo blocco sia di uranio-238 puro. Non c'è affatto uranio-235 e, cosa ancora più importante, non c'è piombo di alcun tipo. Inoltre, supponiamo che questo blocco resti isolato, cioè che nulla entri o esca dal blocco d'ora in poi. Poiché si sa che l'uranio-238 decade formando piombo-206, ci attendiamo che nel futuro ci sarà un momento in cui metà del blocco si sarà trasformato in piombo-206. In quell'istante, il rapporto tra la quantità di piombo e la quantità di uranio sarà un mezzo diviso un mezzo, uguale ad uno. Riportiamo questo risultato su un grafico. Chiamiamo T questo intervallo di tempo. Al tempo T abbiamo un rapporto piombo-uranio uguale ad uno. Il rimanente uranio-238 continuerà a decadere. E troveremo che, dopo un secondo intervallo di tempo uguale a T, metà del rimanente uranio-238 sarà decaduto. E rimarrà un quarto della quantità iniziale di uranio-238 e tre quarti di piombo-206. Questo dà un rapporto piombo-uranio di tre quarti su un quarto, uguale a 3. Allora, sul grafico, al tempo 2T, il rapporto piombo-uranio vale 3. Dopo un terzo intervallo T,
metà del rimanente uranio 238 sarà decaduto. E possiamo scrivere che al tempo 3T il rapporto piombo-uranio vale 7 ottavi su un ottavo, cioè 7. L'intervallo di tempo T si chiama tempo di dimezzamento della sostanza radioattiva. Esso è il tempo necessario perché decada la metà di una quantità qualsiasi di sostanza radioattiva. Nel caso dell'uranio 238, il tempo di dimezzamento è di circa 4,5 per 10 alla 9 anni. Tracciando una curva continua per i punti segnati, si può determinare il rapporto piombo-uranio per ogni valore del tempo. In effetti si può scrivere l'equazione di questa curva. Così pure possiamo tracciare la curva relativa all'orologio al piombo 207 e uranio 235. E questa risulta diversa, perché il tempo di dimezzamento dell'uranio 235 è più breve di quello dell'uranio 238, cioè 0,7 per 10 alla 9 anni. Ma vediamo il processo all'indietro. Supponiamo che in una roccia come questa ci sia un minerale particolare nel quale sono in funzione gli orologi al piombo uranio. Intendo dire che l'uranio 238 e l'uranio 235 sono presenti nel minerale e decadono in piombo 206 e piombo 207. Abbiamo appena stabilito la relazione che c'è tra il rapporto piombo-uranio di questi orologi e il tempo per cui hanno funzionato. Quindi, se si determina il rapporto piombo-206-uranio-238 o quello piombo-207-uranio-235, si può stabilire da quanto tempo l'orologio funziona nel minerale, e cioè l'età della roccia. A questo scopo occorre un selezionatore di atomi, cioè uno strumento che determina il numero relativo di atomi degli isotopi di piombo e uranio nella roccia. Lo abbiamo questo strumento. Effettivamente, senza tale strumento, noi non potremmo misurare in questo modo i tempi lunghi. Uno speciale minerale adatto a misurare tempi lunghi con gli orologi al piombo e uranio è lo zircone. Esso è chimicamente stabile e perciò, come il modello, resta un sistema isolato. Cioè quasi nulla entra o esce da esso. Inoltre, alla sua formazione, lo zircone conteneva pochissimo piombo. Perciò il piombo che vi troviamo dentro oggi è quasi tutto prodotto del processo radioattivo. Gli zirconi si trovano in diversi tipi di rocce. Questa formazione di granito si trova nelle montagne rocciose. Quanto tempo fa nella storia della Terra si formarono le rocce di queste montagne? Il granito è composto di cristalli formatisi nel raffreddamento della roccia fusa sotto la crosta terrestre. Per fortuna, il poco uranio contenuto in questa roccia si trova in piccoli cristalli di zircone della stessa età. Determinando l'età dell'orologio a uranio che funziona nei cristalli di zircone, scopriremo quanto è vecchio questo granito. Prima dobbiamo estrarre dalla roccia la piccola quantità di zircone contenutavi. Il primo stadio di questa lavorazione non è troppo delicato. Ora sta alle macchine. I frammenti di roccia vengono ridotti in polvere. Poi la polvere viene setacciata e si separano le particelle secondo la grandezza. Questa macchina separa magneticamente i minerali polverizzati. La separazione del campione continua per mezzo di uno speciale liquido pesante che pesa 3 volte di più di un uguale volume d'acqua. Mescolando la polvere con questo liquido, le particelle di densità minore vanno a galla e i minerali di densità maggiore a fondo. Lo zircone è più pesante di molti altri minerali e si concentrerà in fondo al vaso. Questo dispositivo seleziona ancora finemente le particelle distinguendole per le loro proprietà magnetiche. Lo zircone è meno magnetico degli altri minerali. Finalmente le particelle vengono selezionate al microscopio. La purezza dei campioni di zircone è necessaria per la corretta lettura degli orologi a radioattività.
abbiamo separato appena pochi grammi di zircone da quasi 30 kg di granito. Possiamo ora esaminare gli orologi al piombo uranio che funzionano nello zircone. Per fare questo bisogna scomporre chimicamente lo zircone per estrarne l'uranio e il piombo. La scomposizione chimica avviene in questo laboratorio progettato appositamente. Le quantità di uranio e di piombo che dobbiamo isolare sono piccolissime. È importante che il laboratorio in cui leggiamo gli orologi radioattivi non contenga alcuna traccia di piombo e di uranio, tranne i campioni che vi introduciamo. Non si vuol confondere il piombo e l'uranio del nostro orologio con altro che non appartenga al campione che esaminiamo. Quando lo zircone viene introdotto nel laboratorio in cui non vi è traccia di piombo, esso viene lavato in acido diluito per eliminare tutto il piombo di cui potrebbe essersi contaminato. Ora lo zircone viene sciolto in borace fuso. Dopo che il campione si è raffreddato, viene sciolto in acido. L'uranio ed il piombo vengono ciascuno separati chimicamente con speciali solventi chimici che hanno particolari affinità per questi elementi. Si fa gorgogliare acido solfidrico in una soluzione contenente il piombo. Si ottiene un precipitato di solfuro di piombo. Il precipitato, che pesa da 5 a 10 milionesimi di grammo, viene posto su questo filo metallico. L'uranio, concentrato in una soluzione, viene posto su di un altro filo metallico. Questo è il selezionatore di atomi. Si chiama spettrometro di massa. Mettendoci dentro i fili metallici che portano i campioni di piombo e di uranio uno alla volta, possiamo ricavare da questa registrazione del funzionamento dello spettrometro di massa le quantità dei vari isotopi di piombo e di uranio contenuti nel campione. Nel campione ora esaminato, il rapporto piombo 206, uranio 238 è 0,361. Questo rapporto 0,361, cioè 4 decimi circa, corrisponde ad un'età di circa 2 per 10 alla 9 anni. Proviamo inoltre che il rapporto piombo 207, uranio 235 è 6. E questo pure corrisponde ad un'età di circa 2 per 10 alla 9 anni. Visto che i due orologi sono senz'altro d'accordo sull'età del campione, possiamo tranquillamente fidarci del risultato. Il campione ha circa 2 per 10 alla 9, cioè 2 miliardi di anni. Naturalmente è per mezzo delle equazioni delle curve che abbiamo ottenuto l'età precisa. Abbiamo letto due orologi con buona precisione, ciascuno dei quali scatta tanto lentamente e a lungo da misurare un intervallo di 2 miliardi di anni. Noi ci serviamo di questi e di altri orologi per datare rocce di molti tipi sparse per il mondo. Come possiamo usare questi orologi per misurare l'età della Terra? La roccia più vecchia del mondo, fin qui misurata con la radioattività, si calcola che abbia 3,2 per 10 alla nona, cioè 3 miliardi e 200 milioni di anni. Dato che è stata trovata sulla Terra, possiamo dire che la Terra ha almeno 3,2 miliardi di anni. Abbiamo così un limite minimo per l'età della Terra. Possiamo a questo punto trovare un'indicazione di un limite massimo per l'età della Terra? È possibile trovarla. Facendo calcoli speciali sulle percentuali esistenti di uranio 235 e uranio 238 al tempo in cui gli elementi si formarono, e raffrontando questo rapporto con le percentuali attualmente esistenti, riusciamo a dare un limite superiore all'età della Terra in 10 per 10 alla 9 anni, cioè 10 miliardi di anni. Possiamo allora dire che l'età della Terra è compresa fra 3,2 per 10 alla 9 anni, l'età della più vecchia roccia conosciuta, e 10 per 10 alla 9 anni.
Potremmo dare un'età molto più precisa se conoscessimo la composizione isotopica del piombo quando la Terra si formò. Calcoleremo allora quanto ci è voluto perché il piombo originario si mutasse per il decadimento dell'uranio e del torio nel piombo attuale. Purtroppo quando la nostra Terra si formò non c'era nessuno che misurasse la composizione isotopica del piombo. Si può misurare ora? C'è una teoria secondo cui certe meteoriti che vengono da fuori la Terra contengono piombo che ha oggi la stessa composizione isotopica del piombo che c'era quando la Terra si formò. Questo piombo è stato estratto da diverse meteoriti e misurato in uno spettrometro di massa. Partendo dal piombo con questa composizione isotopica, è possibile calcolare quanto tempo hanno impiegato l'uranio e il torio a decadere e a cambiare la composizione isotopica del piombo terrestre originario, come quello di questa meteorite, in quella del piombo che troviamo sulla Terra oggi. Il risultato di questi calcoli è 4,5 per 10 alla 9 anni. E allora diciamo che il tempo passato dalla formazione delle meteoriti e della Terra è 4,5 per 10 alla 9 anni, cioè 4 miliardi e mezzo di anni. Abbiamo ottenuto lo stesso numero usando parecchi orologi a radioattività e diverse meteorite, perciò siamo abbastanza sicuri del risultato. Che cosa dire di tempi ancora più lunghi? Cosa dire dell'età degli elementi che formarono la Terra? Abbiamo un numero che non è soltanto congettura, circa 6 miliardi di anni. Che dire dell'età dell'universo? Nessun numero finora, è possibile che non abbia neppure un'età. Che dire della natura del tempo? Sappiamo che si può misurare il tempo da intervalli brevi o scatti rapidi fino a scatti lentissimi di miliardi di anni. Ma non siamo così bravi quando si tratta di dover spiegare che cos'è il tempo. Come molti concetti che sembrano molto comuni e semplici, il concetto di tempo è invece delicato e complesso. In realtà abbiamo ancora molto da imparare circa la natura del tempo.